Buonasera a tutti, questo è un nuovo video. Vi ho già parlato delle stupidaggini della terra piatta, della terra cava, sono tutte, diciamo, assurdità che vengono diffuse via internet da un po' di anni a questa parte. Come ho voluto fare notare negli altri video, il fatto che la Terra sia piatta è una bufala mediatica, cioè è un'invenzione che è stata fatta nel XIX secolo e che non ha fatto origini antiche. Anzi, diciamo che il fatto che la Terra sia sferica è un fatto provato da più di 2000-3000 anni. Quindi a tutti coloro che asseriscono che la Terra è piatta, qui in questo video vorrei fare un'altra osservazione. Spesso mi è stato detto che la storia è truccata. Ma cosa significa che la storia è truccata? Ovvero che la storia è quella che ci insegnano a scuola. Innanzitutto io vorrei fare osservare che io non credo ciecamente, diciamo, in quella che viene definita la storia ufficiale. Infatti molti dicono: ma l'uomo non è mai atterrato sulla Luna. Come ho fatto notare, questo è possibile. Però a parte questo, diciamo che tutto il resto, tutte le assurdità che vengono dette, che l'uomo non è mai stato nello spazio, poi viene detto che c'è una cupola solida da questi terrapiattisti che chiude il cielo. Sono tutte, diciamo, stupidaggini che vengono diffuse via internet. In questo senso i terrapiattisti sono più pericolosi dei satanisti, perché mentre i satanisti operano in modo occulto, i terrapiattisti diffondono il loro veleno e le loro stupidaggini tramite internet. Poi loro parlano di disinformazione della scienza ufficiale, ma non sanno che la scienza ufficiale si è evoluta in più di 2000 anni, dai tempi degli antichi greci. E poi mi sono sentita dire anche stupidaggini, tipo gli Annunaki. Ma chi sarebbero questi Annunaki? Vengono avanzate delle ipotesi su civiltà aliene che hanno interferito con lo sviluppo del nostro pianeta. Innanzitutto, in questo video vorrei dire Atlantide. Atlantide potrebbe essere esistita, come dice Platone, ma evidentemente fu una civiltà umana avanzata sommersa successivamente dalle acque del diluvio, quello descritto nella Bibbia, cioè dal diluvio alla fine del Pleistocene. Quindi credere negli Annunaki, poi confondono Gilgamesh. Gilgamesh è un eroe epico babilonese, un mito quindi. Non è esistito, si riferisce alla cosmogonia delle origini. Quindi diciamo che in tutte queste stupidaggini che asseriscono i terrapiattisti c'è un misto di New Age, di credenze esoteriche del XIX secolo, quindi non c'è nulla di reale. Loro parlano di storia truccata, ma quella che asseriscono loro non è storia, sono invenzioni, un insieme di miti, di credenze New Age che loro fanno passare per storia. E quindi, cari terrapiattisti, distinguete il mito dalla realtà, la storia vera da quella che potrebbe essere la storia. È vero che ci sono verità storiche taciute. L'atterraggio sulla Luna, come ho detto, potrebbe anche non esserci stato per una competizione con la Russia che vi era negli anni della Guerra Fredda. Ma ciò non toglie che la forma sferica della Terra è una realtà che l'uomo si è evoluto da solo sul nostro pianeta. Non vi sono state civiltà aliene che hanno influenzato il nostro sviluppo. In realtà già la nostra storia è straordinaria così com'è, senza bisogno di alieni che vengano a interferire nella nostra storia. Non dico che gli alieni non possono esistere in altre stelle, in altri sistemi solari. Però ciò non toglie che nella Terra alieni non ve ne siano mai stati. Quindi, cari terrapiattisti, cari seguaci della New Age, distinguete quella che è la realtà da quello che è il mito. Ve lo dice una che, contrariamente a ciò che mi è stato fatto osservare nei commenti, non è indottrinata dalla storia ufficiale. Come ho già detto, secondo me l'Antartide non è stato scoperto alla fine del XVIII secolo, ma nel 1499 dai portoghesi. Vi sono cose della storia ufficiale che io non accetto. Per esempio, chi lo sapeva che i vichinghi arrivarono in America ben prima di Cristoforo Colombo? E anche i portoghesi nel XV secolo pescavano al largo dell'isola di Terranova. Tutto questo i libri di storia non lo dicono, eppure io lo asserisco. Atlantide per molti è un mito, per me è storia.
una storia che non viene rivelata, che non viene insegnata nei libri di storia. Però diciamo che non si trattava di una civiltà aliena, ma di una civiltà umana avanzata che fu sommersa dalle acque alla fine del Pleistocene, quando il livello dei mari si innalzò per lo scioglimento dei ghiacciai. Bene, come vi voglio fare notare, io non sono indottrinata. Diciamo che quello che io credo non è quello che crede sempre la scienza ufficiale. Innanzitutto a chi dice che io sono nemica di Dio, io non sono nemica di Dio, non sono. Poi mi dicono che sono strettamente eliocentrista. Questi terrapiattisti fanno anche confusione tra eliocentrismo e geocentrismo, non sanno nulla né di scienza né di storia, sono imbevuti di bufale New Age, credono che questa sia la realtà. Innanzitutto io non credo che esistano gli Anunnaki. Gli Anunnaki sono una stupidaggine inventata, per cercare di giustificare qualcosa che è solo nella mente di questi terrapiattisti e di chi crede alle bufale del New Age. Non esistono gli Anunnaki. Io sarei molto più disposta a credere all'esistenza di Re Artù, anche se in una dimensione storica, non mitica, che ritroviamo nel ciclo Breton. Il ciclo Breton risale all'anno 1000, 1200, al Medioevo. Quindi, cari terrapiattisti, è più facile credere che sia esistito Re Artù che non che la terra sia piatta, che siano esistiti gli Annunaki. Quindi rivedete un poco la storia, studiate, fate le vostre ricerche, smettetela di credere a stupidaggini. Io posso discutere con chi mi dice forse che Re Artù è esistito, ma non che, con chi mi dice che vi siano gli Annunaki. Ma chi cavolo sono questi Annunaki? O che Gilgamesh è esistito? Ma insomma, veramente voi uomini del XXI secolo credete a stupidaggini? Il fatto di Re Artù è un mito. Ma potrebbe anche essere esistito, si riferisce alla fondazione leggendaria dell'Inghilterra. Ma la terra piatta, ma cari miei, la terra piatta, gli Annunaki, ma vi siete visti troppi episodi di X-File? Forse la scambiate per la realtà e ve lo dice una che è appassionata di Star Trek. Cari miei, distinguete la realtà dalla finzione, svegliatevi, oppure andatevi a ricoverare in psichiatria, che là vi cureranno. Questo è tutto, vi saluto.